E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video sulla mia postazione. Era un sacco di tempo che non sistemavo questa postazione, eccola qui. Come potete vedere, guardate qui raga, ho tolto il piedistallo che c'era tipo nella televisione principale e anche nell'altra. Comunque l'altra non ce l'aveva perché si era rotta, giustamente non so il perché, dopo anni di utilizzo si è rotta e quindi ho deciso di comprare due supporti per il muro. Aspettate che ve lo prendo. Ok, sono andato dai cinesi e ho preso questa di qui. Questa marca, non so che marca sia. Soltanto ce l'aveva un mio amico, lo si è trovato bene e ho deciso di prenderla anch'io. Quindi questa di qua va dai 10, ecco, va da 10 a 30, da 10 a 32 pollici, sia per TV che monitor. Quindi l'attacco VESA, ecco qui. All'interno della scatola ti danno questa chiave per poi poter stringere i bulloni e poi le varie viti per poterla mettere, tipo, per poter fissare la televisione o il monitor alla staffa. E poi ti danno altri due viti con i tasselli per andare a poi bucare il muro e metterlo lì. Comunque la cosa che mi è piaciuta di questi monitor, di queste staffe, è che si possono spostare sia in avanti che a destra e a sinistra. Ok, per adesso c'ho il PC messo un po' stretto, quindi vi lascio al video finale e poi alla fine vi faccio vedere un po' com'è il cable management lì dietro. Come vedrete dal timelapse, ci abbiamo impiegato un bel po', tipo sono stati utilizzati 2 giorni, perché il primo giorno, cioè ieri, abbiamo messo le staffe e poi oggi abbiamo fatto il cable management. E comunque per me è venuto veramente bene, non si vede nessun cavo, diciamo che non si vede nessun cavo. Questa di qua non è un cavo, è soltanto la pellicola del bordo. E poi c'è soltanto il cavo della tastiera, che giustamente non si può togliere perché non è wireless. Quindi, anche perché tastiere meccaniche wireless economiche non ce ne sono, o almeno non le conosco io. Se le sapete, scrivetelo qua sotto nei commenti. Comunque, niente, raga. Quindi, vi lascio il timelapse e ci vediamo dopo per vedere lì dietro. Than this, reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him, send me tonight. Never.
Sì, quindi questo di qua è il dietro. Aspettate, vi mostro un po' il tutto. Ecco, qui c'è tutto, tutti i cavi del PC. E poi alla fine qui sotto ho messo delle canalette lì e lì. E poi un'altra canaletta qui, così i fili del subwoofer, diciamo, salgono sopra senza che si vedano oppure intralciano, chissà che. Quindi noi ci vediamo al prossimo video e ciao ciao!